rilevato che tutti i dati ufficiali smentiscono questa emergenza, se non quella democratica, considerato che questa finta pandemia viene usata per sottometterci e per toglierci tutte le libertà acquisite fino ad ora, diritto di parola, diritto di espressione, diritto di circolazione, diritto al lavoro, diritto alla sanità, diritto alla giustizia. Tutti questi diritti stanno andando via e non c'entra assolutamente nulla il presunto virus. Fatte queste considerazioni e considerato che non abbiamo più tempo, perché l'attacco che ci è stato fatto e che ci viene fatto a tutta la popolazione, bambini, adulti ed anziani, è senza precedenti. Considerato questo, per il 18 luglio a Roma vi invito tutti ad essere presenti e siccome io non mi faccio tutti quei chilometri e poi mi rimetto in macchina per tornare, per ogni evenienza, vi faccio vedere quello che ho preparato per il viaggio. Tenda grande, tenda piccola di riserva, pompa manuale, pompa a batterie, pompa elettrica, cuscini e quant'altro. Naturalmente manca lo spazzolino da denti, acqua e tutto quello che necessita. Questo è lo spirito con cui dovremmo salire tutti. Saliamo a Roma o scendiamo a Roma, l'importante è che questa volta dobbiamo tornare a casa, quando non lo so, ma con il risultato. Sono state occupate le istituzioni, dobbiamo riprenderci le istituzioni, la Costituzione. Tenete presente che i padri costituenti hanno fatto un lavoro immane, perché sono andati a costruire dal nulla una Costituzione. Oggi abbiamo già la Costituzione, già là non dobbiamo fare nulla, ci tocca fare un centesimo del lavoro che è stato fatto precedentemente. Ce l'abbiamo la Costituzione, dobbiamo solo far pulizia, pretendere pulizia totale da tutti i criminali all'interno delle istituzioni. Stampate i volantini e diffondete. Ci vediamo il 18 luglio a Roma per abbracciarci di persona.